Mentre a Roma si svolgevano le consultazioni del presidente Mattarella con le varie delegazioni parlamentari dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Conte, anche gli esponenti bellunesi della Lega in una conferenza stampa hanno voluto esprimere il loro punto di vista sull'attuale crisi di governo e i conseguenti risvolti in ambito nazionale e locale. Ora noi imputiamo la mancanza dei 5 Stelle nella condivisione di quelli che erano i nostri obiettivi, quindi una finanziaria coraggiosa che non solo disinnescasse l'aumento dell'IVA, ma che attuasse anche la flat tax. Volevamo una riforma della giustizia che andasse incontro alla separazione delle carriere, che prevedesse la responsabilità dei magistrati. Ecco, questi sono attuare l'autonomia, concedere l'autonomia a quelle regioni che lo chiedono. Questi sono ovviamente i no in cui noi ci siamo trovati, oltre ai no alle opere pubbliche. Il Movimento 5 Stelle ha sfiduciato il Premier Conte con la loro mozione in Senato contro la TAV. Ecco, su questi punti erano ormai invalicabili e quindi Salvini ha, diciamo così, forse solo anticipato quelle che erano comunque le mosse dei 5 Stelle, che è evidente, è già pronto un governo, un accordo con il PD, però noi vogliamo capire come mai improvvisamente non si parla più di riduzione dei parlamentari, non si parla più di quelli che erano gli accordi nel contratto di cambiamento che i 5 Stelle pretendevano nei confronti da noi della Lega. Secondo lei si va a votare? Spero, auspico, noi siamo gli unici che chiediamo il ritorno immediato alle urne.